benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Ci siamo, Giorgione. Sabato prenderà il via l'edizione numero 106 del Giro d'Italia. 3.489 km per un dislivello totale di 51.400 metri spalmati su 21 tappe. Pensate che ogni tappa ha una media di 166 km per 2.447 metri di dislivello. Tantissimo. Di media per tappa. Mamma mia, io ne ho fatto un Giro d'Italia, mi ricordo che aveva 45.000 metri di dislivello e ci sembrava una roba esagerata, ma dai, più di così non è possibile. A oggi, dopo un po' di anni, 51.500, cioè ragazzi, è tantissimo. 21 giorni. Tantissimo. E ovviamente sono presenti tutte le squadre World Tour, le squadre invitate o comunque che hanno accesso grazie ai punti fatti nella scorsa stagione sono la Green Project, Bardiani, CSF e Faizané, la Israel Premier Tech, il team Corratec e invitato, la Iolo Cometa. Squadre invitate al Giro d'Italia. Invitate o in base ai punti per la Israel, esatto. Perché ha fatto punti. Ma andiamo al dunque, Giorgione. Percorso, prima tappa, Fossa Cesia Marina Ortona, 19 km e 600 metri, cronometro, pochissimo dislivello, 100 metri per cronoman puri. Dislivello solo nel finale e finale, non è un prologo, è una vera cronometro. È una vera cronometro. 19 km e 6 è una vera cronometro che può fare veri distacchi, quindi bisogna essere ben pronti già alla prima tappa del Giro d'Italia in questo caso. Non è un giro che si può prendere a leggera pronti via. E Pippo Ganna punterà a indossare ovviamente la prima maglia rosa. Va scontrarsi ovviamente con cronometri fortissimi che poi punteranno anche la generale come Venepul e Roglic. Abbiamo anche Bettiol che può. C'è anche Stefan Kung. Stefan Kung, insomma, cronometri forti ce ne sono a questo giro, anche perché insomma ci sono tre cronometri come vedremo poi proseguendo questa presentazione. Seconda tappa, domenica 7 maggio, da Teramo a San Salvo, 204 km, 1400 metri di dislivello, arrivo quasi sicuramente allo sprint. Soprattutto il finale è in pianura, quindi non dovrebbero esserci grosse sorprese. Iniziamo subito gli sprinter, poi non ne parliamo più, che saranno presenti al via, più forti Mats Pedersen, sprinter completo diciamo, sì. Molto resistente, poi Gaviria, Ackermann, Cavendish, Corbin Strong, Caden Gross, Michael Matthews parteciperà, Jonathan Milan, molto veloce anche lui, poi Fiorelli, Albanese, insomma. Ci sono corridori molto interessanti. Manco anche per i velocisti più forti in assoluto, vabbè, sì, però sì. Ce ne sono alcuni che possono tenere bene anche su tappe non proprio piatte, visto anche sì. Il dislivello, c'è bisogno di gente che tenga. Terza tappa, Vasto Melfi, 210 km, 1400 metri di dislivello, anche qui tappa adatta agli sprinter, anche se nel finale... Sì, nel c'è un terza, quarta categoria valico, nel finale. Quel valichetto della la croce lì... Potrebbe essere adatto anche a un attacco di qualcuno fuori classifica su quella salita, però vedendo la qualità dei velocisti presenti come tengono si potrebbe anche arrivare con però un però sono le tappe più interessanti, Giorgio, le tappe quelle diciamo, non scontate. Non scontate per velocisti, quindi tendenzialmente un po' noiose, però interessanti perché nel finale poi sei curioso di vedere se c'è una squadra che prova a rendere la corsa dura, tipo Pedersen. Sì. Pedersen probabilmente metterà la squadra davanti per cercare di far fuori tutti i competitors diretti. Assolutamente. E quindi poi vincere lo sprint di conseguenza. Martedì 9 maggio, tappa interessante, Venosa, Lago Laceno, 184 km, 3.500 di dislivello con il primo arrivo in salita di questo Giro d'Italia. E prime legnate tra i big di classifica. Assolutamente, sono tre salite di seconda categoria con l'arrivo finale che insomma è tosto. Quinta tappa, a Tripalda Salerno, 170 km, 2.400 metri di dislivello, qui se... I velocisti, gli sprinter sopravvivono al pronti via, su pronti e giù. Via abbastanza bastardino, sì. Potrebbero giocarsela. Sì, l'alternativa qui è una fuga potrebbe numerosa. Anche una fuga, una fuga numerosa dopo una tappa dura può essere, perché però me... le occasioni per i velocisti sono poche, quindi un arrivo piatto come questo sì. Di Salerno. Però ci me... potrebbe essere anche una discreta anarchia, pronti via, che magari è una via in 15, viene sì, fuori il delirio. Esatto. Però non essendoci ancora una classifica generale così definita, magari in quei 15 c'è qualcuno che ha 3-4 minuti. Sì. È curiosa anche questa. Giovedì 11 maggio, sesta tappa, Napoli, 156 km, 2800 metri di dislivello. Purtroppo oggi 2008 di dislivello sono tappe dei velocisti. Questa è una tappa che in teoria dovrebbero provare a tenere i velocisti. Un povero velocista. Tu poi un povero Brambo, velocista povero Brambo. Che va al giro. Cosa gli racconta? 2008 oggi è per te.
Bene. La tavola per velocisti, ho capito, ma sono 2800 metri di dislivello. Però se arrivi in volato è per velocisti. No, allora c'è una seconda categoria all'inizio che è una bella salita, una vera salita. Lì ovviamente dipende come la fanno. Se la fanno a ritmo costante può essere una tappa per velocisti, se la fanno forte va via una fuga grossa, poco gestibile, ovviamente si arriverà alla fuga. Venerdì 12 maggio, settima tappa, Capua, Campo Imperatore, 218 km, 4000 metri di dislivello. Questo è un tappone. Primo tappone. Primo tappone vero e proprio, e qui vedremo già chi non potrà lottare. Eccola, per la frase il mitica. Podio. Eh sì, è la prima tappa dove... Non vedremo chi vincerà questo Giro d'Italia, vedremo chi non potrà chi, vincere. Perché qui qualcuno di quei papabili per la classifica prenderà una legnata esagerata. Sicuro, sì. Almeno uno la prende la legnata. Giornata dura perché c'è un finale che è veramente cattivo. Sono praticamente gli ultimi 30 km tutti in salita, anzi gli ultimi 40 km tutti in salita, quindi... Interessante, la tappa di sabato, l'ottava, Terni Fossombroni, 207 km, 2500 metri di dislivello, perché è un po' una classica, guarda il finale. Sì. Queste salitelle, strappi, tappa nervosa. C'è la salita dei cappuccini alla fine. Allora, io qui spero che arrivino nel finale quel gruppo di migliori, cioè tutti insieme, senza una fuga davanti, per vedere poi gli attacchi. Il finale da classica. Sì. Molto interessante, molto... per lo spettacolo, intendo. Tappa molto molto attesa, Savignano sul Rubicone, Cesena, una cronometro di ben 33,6 km, completamente piatta, con dei bei rettilini lunghi. Andrò a fare una ricognizione di questa tappa con Adriano Malori. Esattamente. Io avrò la bici da crono, lui la bici da strada, magari ci inventeremo anche una sfida lì per lì, vedremo. Okay, tappa a cronometro. Il video uscirà pochi giorni prima della cronometro propria, quindi ovviamente saremo sempre sul pezzo. Ok, lunedì 15 maggio, giorno di riposo, e poi andiamo al 16, decima tappa Scandiano-Viareggio da 190 km, 2400 metri di dislivello. Qui sembra una tappa un po' da fughe. Sì, però è durissima all'inizio. Dipende come prendono la prima parte. Allora, questa seconda categoria in realtà si arriva in alto, fa tanto dislivello perché se parte da 110 si arriva a 1500, però in 87 km, quindi è tutto un andare su così. Posso dirti, Giugione, che 10-12 anni fa, un po' di tempo fa, una tappa così da 100% arrivo di gruppo in volata? No, volata. Andavano più piano? Perché? Ma sì, la gestivano. Cioè, in passato ci sono state delle tappe dove facevano magari il valico di, non so, molto a passo regolare, mandavano via quattro uomini e poi andavano a riprendere nel finale, c'era la classica volata. Adesso non puoi dare niente per scontato. No, soprattutto con questo parterre velocisti, perché non ci sono squadre venute per vincere le volate, quindi... Cioè non è come al Tour, che ci sono delle 3-4 squadre che vengono solo per vincere le volate, quindi tirano, qua è un po' più difficile controllare. 17 maggio, undicesima tappa, Camaiore-Tortona, 218 km, 2100 metri di dislivello. Anche qui sembra una tappa apparentemente facile. Sì, però il solito facile da 2005. Sì, sempre. Sì. Giorgione, oggi volate, fai tu la volata, vero? 2005, sì, no, qui dovrebbe essere volata, cioè, senza particolari problemi. Giovedì 18 maggio, dodicesima tappa, Bra Rivoli, 179 km, 2300 metri di dislivello. Qui, cioè, nel finale, il Colle Braida. No, qua un bel colpo di mano. Che potrebbe essere una bella rampa di lancio per qualche attaccante. È una seconda categoria, piazzato in quel punto lì. A meno che non lasciano andare via una fuga prima. O una fuga prima, o arrivo gruppo ristretto, o anche qualcuno in solitaria che prova. Difficilmente vedo gruppi più grossi di 40-50 che vanno all'arrivo. Ho appena aperto la tredicesima tappa, ho sentito un crampo, una fitta qua alle cosce. Questa se la gioca, se la contende come tappa più dura del giro con l'altra che poi vedremo. Questa l'ha disegnata Dario Argento, 19. Borgo Franco di Ivrea Crans Montana, 208 km, 5100 metri di dislivello. Giorgione. Eh sì, si fa il Gran San Bernardo, la Croix de Cour e poi arrivo a Crans Montana. Salite lunghe, Salite lunghe con quel fondo valle tra la Croix de Cour e Crans Montana che può essere determinante se le squadre si muovono in una certa maniera, altrimenti è una corsa a sfinimento che ci darà probabilmente sull'ultima salita, perché quando è così dura, diciamo, poi, che lo spettacolo non è sempre facile che arrivi. Però posso dire che la tappa del giorno dopo, quella del 20 maggio, 14, era poi la tappa bastarda. Cioè, quella è proprio, poi questa l'ha fatto una carogna. Un sadico. Perché, un sadico, perché allora viene da un tappone mortale, con veramente distruttivo,
il giorno dopo mi ci metti una salita di prima categoria, quasi pronti via, dopo 40 km, 35 km, quindi ci sarà veramente l'anarchia, ci succederà di tutto, scatteranno gli scalatori, verrà fuori un macello, quindi uno che si è salvato il giorno dopo rischia di fare gruppetto, pronti via anche e andare perché poi all'arrivo. Hai 140 km di disceso pianura per andare all'arrivo. Ma non è una tappa che non ha e ti mangi le mani, senso. Perché dici 140 km di disceso pianura prima dell'arrivo e rischio di non arrivare. Allora, questo posso garantirvi che la maggior parte dei corridori odierà questa tappa e... insulterà chi l'ha disegnata, una persona astratta che l'ha disegnata. Gli scalatori no, si fanno giornata tranquilla, alla fine la salita... No, noi parlo del restante 80%, togli quelli che vanno, quelli che vanno, gli altri... Quelli che fanno fatica, cioè il maranga di turno qua si svegliava con le palle girate. Anche perché per la fuga una giornata così è pesantina, perché tu dopo che... Metti che va via la fuga di forza in salita di 10 persone, poi questo, da andare all'arrivo, se la devono sudare, perché è tutta piatta così, devono girare in doppia fila senza dirsi una parola per 4 ore. Non è proprio una roba piacevole. È un'altra giornata poco piacevole, ragazzi, fidatevi. 14 livello totale, 1600 metri, ma insomma, vabbè. Andiamo avanti. Attenzione, 21 maggio, 15ª tappa, dove saremo presenti noi? Giorgione, Seregno, Bergamo, 191 km, 3600 metri di dislivello. E dobbiamo ancora decidere dove posizionarsi. Esatto, perché... Dove ci posizioniamo? Si parte a Seregno, si fa la Valcava dalla parte dura, poi si scende, si va a Nembro per fare il Selvino, questa potrebbe essere una prima ipotesi, poi il Selvino non si scende del tutto, ma si torna su a Miragolo, San Salvatore, poi di nuovo pianura, si va a fare la Roncola partendo dal Menno e dopo la Roncola si scende e si arriva a Bergamo facendo... Questa è una tappa da fughe. Anche il giro di Nicola Pezzi. Questa è una tappa da fuga 100%. Tappa da fuga, è un piccolo giro di Lombardia. Ma ci mettiamo sulla Roncola? O la Roncola o Selvino, direi. Dobbiamo ancora decidere. O Valcava? No, Valcava no. Vabbè. O Roncola o Selvino. Tappa da fuga comunque. Riposo il giorno seguente, martedì 23 maggio, 16ª tappa, Sabbio Chiese, Monte Bondone, 198 km, 5200 metri di dislivello. Mamma. Almeno la cosa positiva è che pronti via c'è un po' di pianura all'inizio. Sì, non è proprio così. Fa riscaldamento. Una rampata subito, appena agganciato i pedali. Perché si fa prima categoria Santa Barbara, seconda categoria il Matasone, poi un'altra seconda categoria il Serrada e poi arriva Monte Bondone, ovviamente, prima categoria. Arriva la fuga anche qui, secondo me. Dici? Sì. Dopo il giorno di riposo? Non lo so. Comunque, finalmente vedo... Ah, un po' di relax. Una tappa in discesa. 300 metri di dislivello, la 17ª tappa, Pergine Valsugana a Caorle. Non so dove siano perché praticamente è in discesa. Si parte da 5.30 e si arriva sul mare. È in discesa, guarda che bello. Sì. Rilassi le gambe, ti metti là in mezzo. Qui, Giorgione, potresti fare la volata. Questa è la mia tappa. Questa tappa in discesa. Potresti dire la tua, quando arrivi a Caorle... Vabbè. Comunque sono sempre 197 km. Però è solo un giorno, perché già il giorno seguente... Oderzo, Val di Zoldo, breve, 160 km, però bella densa, 3.700 di dislivello, arrivo in salita con prima categoria la Forcella Cibiana, poco prima del finale, quindi... Mamma mia, la 19esima, Giorgione, sono già la 19esima, Longarone, Tre Cime di Lavaredo. Questa è l'altra che se la gioco come tappa più dura del giro. 182 km, 5.400 metri di dislivello. Cioè abbiamo di tutto e di più. Qui. Di tutto e di più. Però non c'è più una tappa che arriva sopra i 6.300 metri, eh? 6.300? Io ho fatto nel 2011 una tappa che arrivava a Gardeccia, che abbiamo fatto Piancavalla, 6.300 metri di dislivello totali. Che ridere. Perché sì, molto, ridevo molto. Ridevi tantissimo, sì, dopo 8 ore di bici ridevo, guarda. No, una roba terribile. Comunque, vabbè, durissima anche questa, Giorgione. Sì, questa è la tappa decisiva. Siamo agli sgoccioli, perché alla fine sì. Tappa decisiva, proprio perché la tappa decisiva, anche qui non aspettatevi di vedere attacchi da lontano, cose strane. Molto probabilmente se la si giocherà sulle tre cime. Probabilmente. Anche perché il giorno dopo... Saranno quasi fatti i giochi alla partenza della 20ª frazione, Tarvisio. Monte Lussari, però può succedere ancora, non dico di tutto, però è una crono atipica, crono da Giro d'Italia. Ricorda un po' l'ultima tappa del Tour 2020, la Planche des Belles-Filles, dove Pogacar riuscì a spodestare Roglic. Allora, in questo cronometro faranno sicuramente un cambio bici i corridori, perché ci sono i primi 10 km piatti, quindi serve una bici da crono, e poi gli ultimi 8 km invece in salita, una salita dura, oltre il 10% medi, in cui serve una bici da strada leggera, quindi...
È una crono divisa in due, una prima parte in cui gli scalatori non devono perdere, i cronometri devono avvantaggiarsi, una seconda parte in cui si invertono le parti e quindi bisognerà riuscire a spingere il più forte possibile senza saltare, perché qui se salti per aria, essendo che la penultima tappa del giro si è tutti un po' stanchi, insomma, è facile perdere tutto in generale. Poi finita la tappa, che decreterà il vincitore del giro 2023, si prende un aereo, i voli e vanno giù a Roma. Un po' come fanno anche al Tour, prendono il volo e vanno alla capitale. O la domenica o la sabato sera. Spero che a Roma abbiano sistemato un po' le condizioni, strade, rotaie e tutto quanto, perché l'ultima volta che giro è andato a Roma non è stato un bello spettacolo, tappa neutralizzata. Quindi sì, speriamo che sia quest'anno vada tutto a posto. 115 km, una kermesse finale. Sono contento che ci siano due occasioni per velocisti l'ultima settimana, in modo che possano essere motivati anche a tenere duro, perché altrimenti abbiamo visto giri in passato. Chiudere con un cronometro. No, chiudere con la tavola per velocisti, secondo me, è molto sensato, perché mantiene alta l'attenzione anche nell'ultimo giorno. Giorgione, parliamo un po' degli uomini. Sì. Dei top competitors. Allora, beh, abbiamo due grandi favoriti, lo sappiamo. Abbiamo Evenepoel e Roglic. Molto se sopra non tutti gli se altri. Non succede niente, sanno loro due giocarsi il successo. Sì, perché sono nettamente superiori rispetto alla concorrenza, che comunque è buona, è un giro con gente forte. Pensiamo ad esempio a Vlasov, che è un corridore solido, che, a cui manca qualcosa in carriera per dire di essere arrivato veramente ad alti livelli. È forse il mio candidato principale per il podio, insieme a Joao Almeida. Joao Almeida, l'esperto Geraint Thomas, forse loro tra i più papabili per il terzo gradino. Sì, se possono giocare sicuramente il podio. E abbiamo anche Gugenhardt, ha fatto un ottimo Tour of the Alps, ha vinto due tappe alla classifica generale. Abbiamo la coppia Bahrain, Caruso e Jack Hake, che credo sono un filo sotto Remco e Roglic, però possono andare bene. E poi c'è la sorpresa Jay Vine, che non ha mai fatto classifica, però la Vuelta l'anno scorso ha vinto due tappe in modo molto convincente e non sappiamo se punterà a far classifica quest'anno oppure no, però diciamo dovrà decidere con Almeida cosa fare in casa Wout. Comunque Giorgione, molto interessante il tridente dell'Ineos composto da Gugenhardt, Geraint Thomas e Timen Aresman. Sì. Tutti e tre uomini potenzialmente da top 5. Top 5, sì. Quindi Aresman l'ho messo un filo sotto. Interessante vedere cosa succederà, come si muoveranno. Insomma. Però non è detto, l'anno scorso al giro ha vinto, mi sembra, cronometro conclusivo, è andato molto bene. Ora secondo, non ricordo. Quindi ha anche un corridore che è tenuta nelle tre settimane. E poi questo Santiago Buitrago. Che è l'altra carta della Bahrain. Colombiano, terzo alla Liegi, ha fatto un bel inizio di stagione, lo scorso anno ha vinto una tappa al giro, e da tenere d'occhio, come da tenere d'occhio anche Ben Healy. La coppia della IF, Healy e Carty, non sappiamo come va crono Healy, almeno non mi sembra di avere ricordi di lui a cronometro, però ha fatto tutta la Liegi col body da crono, quindi sicuramente è abituato a starci dentro in quel body. Vediamo come va poi con le prove contro il team. Per quello che riguarda gli italiani, da classifica ovviamente, abbiamo il nostro solito Damianone Caruso. Sì, Caruso, come detto prima. Poi abbiamo 36 anni, Domenico Postovivo a 41 quasi, o se non ne ha già fatti. Saranno i nostri uomini per la classifica. Abbiamo anche Ciccone. Allora, oggi che abbiamo registrato il video non sappiamo ancora se riuscirà a prendere il quando via. Quando sarà uscito questo video probabilmente si saprà già, quindi non siamo a sbilanciarci troppo, non sappiamo se prenderà via o no. Poi per le tappe, come italiani, abbiamo Vincenzo Albanese, Davide Formolo, Samuele Battistella. Siamo anche fortunato, secondo me, per la classifica. Potrebbe provare, non so se prova o non prova, magari deciderà nel corso. Poi Oldani lo scorso anno che vinse una tappa, Vendrame già due successi per il giro, Aleotti, Zana, Conci, Covi, insomma abbiamo un po' di gente che può provare almeno a vincere una tappa sicuramente. La Bora, Bettiol e Ganna, menzionati già in precedenza. La Bora, ne abbiamo parlato, partono essenzialmente come i vincitori uscenti del Giro d'Italia. C'è Kemna che ha detto che potrebbe provare a fare classifica. Lui non mi sembra che abbia mai fatto classifica in un grande giro, potrebbe essere la sua prima volta, magari si è preparato. Comunque grosso errore stavano facendo, non abbiamo menzionato minimamente Rigobert Urán. Forma un piccolo tridente, interessante, IF, Carty, Urán e Healy. Sì, però diciamo, dai. Vabbè, dai. Era giusto menzionare, Rigo va menzionato, dai. Diciamo che l'obiettivo suo
massimo ambizione potrebbe essere entrare nei 10. Comunque, diciamo che il parterre è interessante. Interessante. Beh, si pronuncia un bello spettacolo, a mio avviso. Se togliamo Vingegaard e Pogacar, i più forti ci sono, sì. E Carapaz, vogliamo, però insomma, c'è gente molto forte. Sì. Roglic e Venepoel, tantissima roba. Diciamo che Roglic e Venepoel sono leggermente sopra Carapaz, quindi comunque abbiamo la creme della crema, anche no, vabbè, Vingegaard e Pogacar. Contentiamoci però, ragazzi. Diciamo che ci sono due dei quattro più forti corridori da corsa a tappe, certo, di questo momento. Esatto, quindi... Allora, io così a pelle dico Renko. Anch'io. Io alla luce di quello che sta dimostrando, poi ne abbiamo già parlato anche nello show, lui sta continuando a crescere. Sì. Cioè, i suoi numeri veramente crescono di anno per anno e non si sa ancora dove potrà arrivare. Esatto. Diciamo che Roglic, per riuscire ha raggiunto a vincere... il plateau Roglic, credo, a 32 anni. Deve trovare veramente la condizione della vita, fare la corsa della vita, non sbagliare niente, non cadere mai, avere anche un pizzico di fortuna, in questo caso potrebbe farcela, altrimenti Evenepoel lo vedo ancora un pochino favorito. Cioè, Roglic è comunque classe 89, Renko, certo, ci sono 11 anni di differenza. Certo. Roglic probabilmente ha raggiunto il suo plateau, il suo massimo, Renko non si sa ancora dove potrà arrivare, quindi c'è una differenza... enorme. Più che altro spero Giorgione che non compie errori di distrazione. Roglic, è un peccato a volte, perché un corridore comunque molto abile a guidare la bici, cioè lui in discesa va giù molto forte, però cade in maniera shock, nel senso si è arrotta quello che sta davanti a lui, errori di valutazione che sono dovuti proprio a un calo di attenzione, a mio avviso. Quindi speriamo, insomma, tocchiamo assolutamente ferro. Speriamo che se la possano giocare fino alla fine. Che dopo una settimana il giro sia già finito, perché c'è uno stradominio di uno dei due, insomma, speriamo così. Bene, non ci resta che augurarvi di godervi al meglio questo Giro d'Italia. Noi ce lo guarderemo, saremo ovviamente presenti alla grande partenza, saremo in Abruzzo, andremo giù qualche giorno prima per registrare, anzi quando vedete questo video noi saremo già in Abruzzo. E quindi salutateci. Ci siete interessati allo shop online, potete trovare la maglia celebrativa il giro 2023 di GCN. Abbiamo detto se tutto. Stelvio non si fa. Non si fa lo Stelvio, vabbè, ma sai che gli inglesi Stelvio me lo mettono dappertutto. Stelvio. Se vi è piaciuta la puntata, mettete un bel like, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti sul giro, perché sono veramente tanti. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao.